Play. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono MamiDD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di Ark Pokémon Evolved! Ark Pokémon Evolved è la mod che aggiunge i Pokémon su Ark, quindi la base è sempre Ark Survival Evolved, però ci abbiamo aggiunto una mod e qualche altra mod che utilizzo io per farci il gameplay. Allora, prima cosa, innanzitutto è la seconda volta che registro questa intro e potete capire il livello di incazzatura che ho addosso. E questo fa parte della stessa scia di problemi che ho avuto la settimana scorsa. Quindi vi ringrazio, mi scuso se non sono riuscito a far uscire dei video. Vi ringrazio, cioè, o meglio, la chat di Telegram, sì, perché abbiamo un gruppo pubblico di Telegram, è esploso questo venerdì perché dice: ma cazzo, è finito il video, mortacci tua madre! No, non è vero, non avete scritto così, però effettivamente c'era qualcuno che si chiedeva. E ragazzi, in pratica io ho registrato due video la settimana scorsa. Avevo, tra sabato e domenica, perché stavo impegnato per altri motivi di lavoro, avevo solo due ore libere tra sabato e domenica ed ero riuscito a registrare due video, Ark Pokémon Evolved e dei Monster. Indovinate un po'? Il primo è uscito muto, cioè tipo era venuto tutto il video, però c'ero io che facevo. Quindi non mi sembrava il caso di mettervi una roba che non si sentiva un cazzo. Però poi ho detto, vabbè dai, che cavolo, non gli devo pubblicare niente. L'avevo renderizzato, l'avevo editato e lo stavo per pubblicare. Ad un certo punto vado a registrare e i mostri. Che succede? Mi registra il primo minuto e mezzo, gli altri 15 minuti si vanno a farsi fottere e mi dice fai il corrotto. E allora ho detto, ma vaffanculo, te li mortacci tua. Ovviamente non avevo più il tempo di fare altri video perché avevo pochissimo tempo. Tant'è che stavo per dire, va bene, faccio uscire solo due anziché tre. Manco per sto cazzo. Ok, mi sono girate le balle, ho detto, piuttosto che fargli uscire un video di merda non faccio uscire niente. Quindi ecco svelato il mistero per cui non sono usciti i video la settimana scorsa. Non è perché mi sono dimenticato di voi, anzi grazie che non mi avete dato per disperso e per morto. Ora entriamo nel gameplay. Sicuramente vedrete qualcosa di strano e vi siete persi un pezzo perché io il video l'avevo registrato, quindi sono andato avanti. Per cui in questo video, ragazzi, cercherò di darvi, di farvi un piccolo riassunto del video scorso. Non sarà il video scorso, quindi quello che avete saltato. In più è uscita la nuova versione di Ark, quindi potete guardare che è cambiata la grafica ed è molto, ma molto, ma molto figa. Ma lo vedremo questa domenica perché giocheremo proprio ad Ark Survival Evolved, quindi non entro nei dettagli della nuova patch, però perché ci entro nel video di domenica, quindi non ve lo perdete. E io praticamente avevo dato il nome di Ender Joe al nostro Scyther. Però è figo sto azzurrino, cioè molto più bello. Avevo dato il nome di Ender Joe al nostro amico, cioè mi sono rincoglionito. Il nome di Ender Joe al nostro Scyther. E ho dato il nome, che non mi ricordo qual è, però ora lo andiamo a trovare, al nostro Poripetto. Ed ero venuto in questa zona perché volevo catturare il Machamp. Sono riuscito anche a catturarlo, però ne ho combinate un po' di tutti i colori anche per catturare un Zoroark. Ci ho provato e c'erano qui delle trappole, mi ci sono intrappolato male e sono rimasto fermo per qualche decina d'anni. Eccola, vedete? C'è ancora qui una cazzo di trappola. Eviterei di intrappolarmici di nuovo. E quindi a questo punto ci abbiamo il nuovo Machamp. A proposito, per diventare un Machamp scrivetemi nei commenti hashtag 4 mani. Hashtag 4 mani, 4 facce o poker face, dipende da come la pensate, e la canzone. Hashtag 4 mani e diventate il Machamp. Che devo essere sincero, non è per niente male come poi. E ci sono i Bellsprout selvatici che girano qui intorno a rompere il gatto. Ora, visto e considerato che lo Zoroark non lo prenderemo mai, io faccio strage di Bellsprout e cerco di tornare alla base per tenermi, però c'è l'Alakazam, ragazzi, porca di quella miseria. L'Alakazam lo voglio. Potrei tornare a casa con un Alakazam e un Machamp. Sì, è andata. Qui male male che vado c'è una trappolina, speriamo di non caderci io dentro. E una trappola per Orsi e ci faccio schiantare il mio Alakazam. Allora, strage di Bellsprout off camera e mi invento come catturare l'Alakazam. Dovrei avere tutto. Ci vediamo tra poco. Ok, la caccia di Bellsprout è andata molto bene, mi ha fruttato ben 110
crediti, quindi se vi fate due conti ho fatto fuori 11 bel, ditemi solo, soprattutto non lo dite alla protezione animali. Ok, a questo punto io ho 51 frecce, direi che sono sufficienti, mi devo mettere le frecce. Sì ragazzi, è cambiato pure tutto qua e io quando l'ho aperto per la prima volta ho detto oh mio dio che cazzo è successo. Vi ricordo, guardate il video di domenica che vi parlo della nuova interfaccia, delle nuove cose, tutto il nuovo che è successo. Senta lei, ma per cazzo, non è che per sbaglio c'ha un po' di primate che mi potrebbe essere utile, sa com'è? Un po' di primate, 3, sì dai 3, sono buonini. Allora, andiamo a prendere l'Alakazam in faccia, va. Ok, l'Alakazam è qui, innanzitutto non dovrebbe essere aggressivo ed è anche abbastanza facile da scendere, quindi non dovrei avere grossissimi. Scusi, sono Alakazam, livello 17. Beh, può essere interessante da catturare. Allora, proviamo primo metodo, le pola. Signora Alakazam, se non si incazza, perché sennò io la porto dove sta la trappolina, però cazzo quanto è veloce. No, devo andare a bere, dannazione. E vabbè, e uno va bene e gli compaiono dei raggi viola alieni dietro le spalle. Ho capito, Ark, sei sempre il solito, ti hanno aggiornato, ma tu perdi il pelo ma non il vizio, va? Allora, signor Alakazam, venga qui, non mi rompa il cazzo. Ti tiro una bolata in faccia. Mi guardi? Mi guardi? Sì. L'ho bloccato. Col cazzo che si blocca! Dannazione, proviamo le trappole per orsi e incazzato nero, nero, nero. Oh mio Dio, mi segue come se non ci fosse domani. Corri, Ercula, corri come se non ci fosse un dopodomani. Perché se non ci fosse domani, non lo so. Ah, ancora lì? Beh, io allora ti sparo un colpetto in faccia, va. Oh, cazzarola, mi ha visto! Cioè, lo so che mi ha visto. Non devo prendere io la trappola. Non devo prendere io la trappola. Ecco. Dove cazzo è andato? Maledizione. Ma io lo so che ci finisco io sulla trappola ora, lo so. È sicuro. Cioè, sto facendo tanto il pirla. Alla fine ci finirò io. Vieni qua. Ma no, col cazzo che sta dormendo. Non sta dormendo. Manco. Oh, ma sei maledetto stronzo. Vieni qua. Vieni qua, signor. Dai. Vabbè, ho capito. Dove cazzo va? Mi fai le magie. Mi tiri chiai così. Dai, signor Alakazam. E cada. E cada vittima delle mie frecce. Va bene, ho capito. Venga qua. Venga qua. Che le do un... Oh. No. Ma me l'hanno depotenziata sta cosa. Ma come cacchio è? No, eh. Non mi dite che è buggato pure Alakazam. Non è buggato. Venga qui, signor Alakazam. Non mi fa niente. Dai. E dormici. Maledizione, dannazione. Quella porca la zozza. Dove cazzo... Oddio, sono sulle spalle di Alakazam. Oh mio Dio, che cos'è questo bug? Perché mi sta trasportando in giro Alakazam? Ma non si addormenta? Ma non ci posso credere. Ma vi rendete conto quello che sto facendo? Sono sulle spalle... Cioè, sta uscendo il fumo dall'Alakazam, dannazione. E questo non do... No, vabbè, ragazzi, non ci posso credere. Mi hanno buggato anche Alakazam. Me l'hanno buggato. Non addorme... Oh, attenzione. Non l'ho incazzato, vero? No, non l'ho fatto incazzare, no. No ragazzi, si è buggato Alakazam, non possiamo catturare Alakazam, it's buggy, pure questo. Ma che palle, guarda te, guarda. L'Alakazam buggato devo beccare io, ma guarda te. Mi scusi signora Alakazam, per caso c'ha una freccia nell'occhio. Zorak, non mi rompe il cazzo, c'ha una freccia nell'occhio, c'è caduto di muso e non volevo farla apposta, io mi recupero le mie frecce intanto. E ha perso anche i cucchiai, non so come fa ad avere una freccia sul cucchiaio. Ma potrei prendere il suo cucchiaio in prestito. Sa com'è, mi sono scocciato di bere con le mani dall'acqua. Posso? Non risponde, io lo prendo con un sì. Ok, pian pianino c'è il Machamp. Guardate quanto cazzo è veloce il Machamp. Corri Machamp, corri. Sto appena dicendo che sei veloce come la bestia. E vai lentissimo. Guardate com'è veloce, ma è un energumeno gigantesco. In ogni caso, il peggio bug di Ark, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Spero di non incontrare qualche T-Rex o qualche roba strana, perché non ho idea di come cazzo ucciderla. Sto su questo passaggio microscopico. A meno che non incontro un Mew o un leggendario, sai com'è, mi viene difficile. Fatto sta che oltre ai problemi di Ark si mettono gli sviluppatori della mod ad introdurmi i bug sugli Alakazam così selvatici, proprio a me i bug. Va bene, cerco di tornare nella mia isola, anche perché vi devo far vedere il nome che ho messo al polipetto, dannazione. E io mi sfogo con i Bellsprout selvatici, ma venite qua pezzi di una cacca schifosa. Venite qua che vi massacro a voi e a tutta la vostra famiglia. Però devo apprezzarlo, il Machamp, nonostante c'ha quattro mani e mi sembra un po' goffo e un po' deficiente, non si bugga tra gli alberi, quindi sicuramente più intelligente di un triceratopo.
bravo, bravo Machamp, tu devi avere un nome intelligente tipo Alessandro Magno. C'è qualcuno tra di voi che si chiama Alessandro Magno? Se non c'è, lo craftiamo un Alessandro Magno, ok? Perché tu hai bisogno di un nome degno di nota. Io sono incazzato col mondo ed ammazzo i Bersprout. Venite qua, maledetti, schifo. Sono un po' lentino. Un po' lentino non significa che sono del nord, quindi un po' lentino perché sono un po' lentone piccolino. No, è che sono proprio lentino. Cioè, capite quello che voglio dire? Venite qua, maledetti Bersprout, io vi ammazzo. Cazzo, quanto cazzo corrono? Vabbè, mi sa che cambio idea, non li ammazzo più i Bersprout, va. E poi ti vedi una coppia di Lugia e uccelli leggendari così volare nel nulla, uno a fianco all'altro come se fossi al semaforo di Bari, dove le macchine si affiancano e tranquillamente, come se non ci fosse, se non si fosse il tempo per loro, si mettono a parlare col braccio fuori dal finestrino. Ah, wey bello, che stai a fa', che stai a di, ma tu sei andato? E dietro le macchine che suonano e fanno le peggio bestemmie. Sembrate proprio due baresi, nulla toglie contro i baresi, io sono barese, cioè, per dirvi. Machamp, non vada lì troppo nell'acqua, non vorrei che le succeda qualcosa di strano, ci sono i Gyarados brutti e schifosi. Ok, siamo tornati a casa, tutti i Pokémon ci sono, non c'è nessuno che manca l'appello, già questo è un passo avanti. Poi quest'arma che dovrebbe far addormentare le genti, non fa addormentare tutti, perché c'è qualcuno che è immune grazie ai fantastici bug di questa mod. Ed ecco, Crescenzo Gadaleta è il titolare di questo polipetto. Quindi sono riuscito a recuperare l'informazione che mi mancava. Ma ora c'è un Nidoking di merda lì. Non vorrei che mi faccia... Se mi fa fuori Pokémon gli spacco la faccia in una maniera che manco credete. 58 frecce basteranno per ammazzarlo? Non lo so. Verifico subito quanti crediti ho, perché vediamo se evochiamo il Zoroark. Interessante, siamo a 355 crediti, quindi mi bastano solo 5 Bellsprout e possiamo evocare il Zoroark. Allora, a questo punto io mi impegno e vi evoco lo Zoroark, visto che lo stiamo aspettando da tipo 150 anni e lì ci sono Pokémon che si tirano le peggio botte. Va bene, ma io comincio da quelli piccoli e fucciosi, perché è più carino prendersela con quelli piccoli indifesi, cioè, capite? È più semplice, cioè, vedi, gli sparo in faccia e non riesce. E poi, mentre picchi i Pokémon piccoli e fucciosi, arrivano i Pokémon giganti e scassa coglioni. Vediamo se t'addormenti, maledetto, maledettissimo. Vediamo se funziona su di lui, magari lo riusciamo a catturare, non lo so se funziona sta cosa su di lui. Però mi ricordo che questo non era buggato come Pokémon, quindi in teoria, allora lui non mi sta facendo male, in teoria dovrei riuscire ad addormentare. Unconscious! Oh my god! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Io ti do... No, aspetta... Tu mi fotti alla grande, vado a prendere la prank. Oh mio Dio, sto per avere un Nidoking, il peggio Pokémon che fa danni a morire. Che livello è? Non lo so. Oh mio Dio! Non ci posso credere, che botta di culo enorme, ho catturato il Nidoking così a cazzo di cane. Ma che culo enorme, ma io non ci crederò mai nella mia vita. Ma mi hanno cambiato un po' di comandi? Sì, direi di sì, devo scoprire ancora. Vabbè, li scoprirò. Ma non ci posso credere, c'ho il Nidoking di livello... Ma io ti posso cavalcare? Oh mio Dio, posso... No, scusate un attimo, Madonna quanto è veloce! Chi vuole essere il Nidoking? Chi vuole essere sto Pokémon bello incazzoso di quelli che... Di quelli che veramente picchiano e fanno male? Chi vuole... Quanta vita c'ha sto signore? Allora, c'ha 1251 che non è per niente male, 160 di damage e 106 di movement speed. Più veloce il Machamp. Però porca miseria, ho preso un Nidoking e manco me l'aspettavo. Allora, fatemi pensare un attimino. Innanzitutto, non sto capendo più cazzo, c'ho l'emozione nelle mani, no, anche se non è nelle mani, ce l'ho. Allora, hashtag cornuto e ragazzi, diventate il nuovo Nidoking della serie. Oh mio Dio, lo so che è un po' fucsia, ma non fa niente che è fucsia. Venga qui, signor Ivi, le spacco la faccia, venga qui. Se mi muove, no, è un Charmander, se mi muore il Nidoking. No, ehi, non cominciamo che... Scusi, signor Pokémon. Ma dannazio, ma porca di quel... Ma ci muoio lei un attimino. Quanto c'hai di vita? No, la vita la sta resistendo. Quindi, in teoria... Oh, a chi... livello 5 era. Oh, quanta cazzo di Primeape mi hai preso? Ma io ti amo. Ma sti così sono un po' lentini. Sempre la stessa parte. Non vedo un cazzo, dannazione. Venite qua, sì, Bellsprout, morisce. Dannazione, vieni qua, corri, Bellsprout maledetto. Guardate quanti Bellsprout stanno in giro. Ma guardate,
però ci mette un po' tanto a picchiare i Pokémon, perché quando prendo i Pokémon e li catturo io diventano sempre più una merda di come sono da selvatici. Se vabbè, mi distrugge gli alberi. Va bene, comunque sono soddisfatto, è carino. Ho provato anche il Nidoking contro il Bulbasaur e devo dire che è abbastanza carino. Senta, signor Scyther, mi può seguire? No, vabbè, ci riprovo, ragazzi. Aspetta, che non vorrei trovare un Bulbasaur. Ecco che il Bulbasaur di livello 7 mi ha dimezzato la vita, cazzo. Un Bulbasaur di livello 3, cioè, porca miseria, se ci muori contro di questo, fai veramente schifo. Che caspita, ce la farò a picchiare un Bulbasaur di livello 3? Sei di livello 30, un altro po', cioè, porca miseria. Mi sa che dovrò potenziarlo un po' in attacco, sto qui. Sì, perché è resistente, ma è abbastanza pippa a menare, tranne, ovviamente, quando sono selvatici. Quando sono selvatici non si discute, sono i super forti, i più forti del mondo, e ti fanno un culo quanto una casa, sempre così, sempre. Ok, siamo arrivati anche alla fine di questo video, ragazzi. Io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto la settimana scorsa, che non sono usciti video e non mi avete mandato delle lettere minatorie a casa e non mi avete dato per morto. Tante altre cose negative non avete fatto, quindi grazie per questo. Grazie per aver visto il video fin qui. Mi auguro che comunque vi siate divertiti. Mi dispiace avervi fatto sentire la mia mancanza la settimana scorsa, ma spero che con questo video abbiamo recuperato la grande. Detto questo, se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag i video corrotti, hashtag i video corrotti. Sì, ragazzi, perché non lo so. Ecco, aspettavo, dicevo che mi sentivo un attimo male, c'era il culo che doveva farsi la cagata. Detto questo, grazie per la visione, lasciate un like, commentate, condividete per sostenere il canale, per sostenere la serie, per sostenere me, per sostenere i video corrotti, per sostenere le tette di Ercula. Solo Ercula. Un saluto Sharkian a tutti. Ciao!